e ci credo con il professore Cossico dei ragazzi, con un professore che non sa quello di cui sta parlando, fanno fatica a parlare e a sentire, e ci credo. Insomma, diciamocelo. Come ok, grazie, adesso dovrebbe essere full. E qui mi dispiace che non ci sia Beppe Grillo, non ancora, perché vorrei dire, Beppe, devi vergognarti. Ma insomma, te la sei presa con l'unico innocente della famiglia. Insomma, uno solo lì dentro non ha fatto mai danni. E tu te la prendi con quello. E allora, signori, questo è quello che ci propongono. C'è un'unica speranza, che dopo domani, da tre giorni, i risultati dicano che il Movimento 5 Stelle certamente arriva al ballottaggio. Quanto volete scommetterci che non si parla più di sistemi elettorali tali come a doppio turno, con il rischio che arrivi il Movimento 5 Stelle? E allora sentite, ma voi pensate che noi possiamo lasciare il nostro paese nelle mani di questi banditi semi-analfabeti, incapaci? E allora diamoci da fare e che domenica sera ci sia da festeggiare. Grazie. Tutti a casa. Ringraziamo il prof Giannulli e qui facciamo un applauso non da prof ma da rockstar, quindi ok, allora prima di presentare i nostri portavoce facciamo un po' di ringraziamenti, dato che ci sono tantissime persone, a partire dagli attivisti, tutti i volontari, un casino pazzesco oggi con la pioggia, il service che dopo ovviamente ci sarà poco tempo. Grazie Cucciola, buona cena. Con noi lo staff della cosa Channel, un grande applauso per loro e magari dateci un po' di musica. Io richiedo un ringraziamento a Cristina, perché tutto ciò che fa sulla cosa dietro c'è lei che ci lavora la notte e fa tutto quanto lei la parte tecnica. Grazie Cristina! Grazie a voi, ma non prendiamo tempo. Siamo imbarazzati. Infatti, volevo ringraziare anche tutte le altre persone che collaborano alla cosa. Andrea, Francesco, Alessandra, me ne sono trovato qualcuno? No, Francesco. Francesco, Alessandra e basta. Ok, apposta, abbiamo finito. Grazie a tutti, adesso facciamo parlare quelli che stanno rendendo grande questo movimento giù a Roma. Grazie. Ok, i nostri portavoce possono iniziare ad avvicinarsi. Venite. Stanno facendo i timidi, aiutateci a farli imbarazzare ancora di più. Ok. Io volevo solo dire una cosa prima di iniziare. Mancano, a parte che vinciamo noi, questo è di base proprio, mancano pochi giorni, anzi, poche ore al giorno delle elezioni. Noi abbiamo portato avanti una campagna che abbiamo chiamato Adotta un indeciso. A cosa serve? Di fatto a pensare alla persona che abbiamo in casa, al vicino, quello che abita sopra, sotto, e dargli un po' di informazioni sul Movimento 5 Stelle per contrastare. Per contrastare la disinformazione, perché tantissimi, chi è questa piazza ovviamente ha un'idea, ci segue via internet, o magari la cambia, essendo qui, ma tantissimi vedendo in televisione hanno un'idea distorta di noi, e sappiamo i luoghi comuni che usano. Quelli che dicono sempre di no,
quelli che sono contro tutto, e ci hanno usato tuffoni, ci hanno usato un po' come sempre, ci hanno reso dei tifosi, sei di destra o di sinistra, sei per la migrazione contro l'immigrazione, questo l'hanno usato sempre. Ora siamo in un momento di informazione in cui dobbiamo... Sì, Angela, se riesci a rifresciare la pagina Ustream... e poi rimetterla in full screen se riesci, ci sono due freccette in basso a destra. Un po' di informazioni, magari iniziare a votarci, sapendo che il voto è l'ultima cosa che ci interessa, ma il primo passo per poter velocizzare ovviamente il cambiamento che stiamo portando. Io quindi vi lascio, già prima di dare la parola, vi lascio con tre buoni motivi per votare il movimento, per iniziare anche il discorso con i nostri portavoce. Primo motivo: siamo gli unici che hanno mantenuto le promesse. Ogni nostro voto in Parlamento, ogni nostro voto in Parlamento è stato coerente col programma elettorale con cui ci siamo candidati. Secondo motivo, siamo gli unici, e dico gli unici, che si sono ridotti lo stipendio e hanno rifiutato 42 milioni di euro. Tutti ne avevano promesso, ma ovviamente siamo stati gli unici a farlo. E terzo buon motivo, prima di passare la parola a Paola Carinelli, prossima capogruppo alla Camera, è che siamo gli unici che non candidano alle elezioni europee nessun indagato e nessun condannato! Paola Carinelli, vai! Ciao, ciao a tutti! Eccoci! Eccoci famosi eversori! Tutti anziani superatori, i populisti, questi carettini populisti, ditemi voi, è populismo restituire 42 milioni di euro di rimborsi elettorali? È populismo dimezzarsi lo stipendio? È populismo dire che non vogliamo i politici di riprogressione e quindi facciamo massimo due mandati? Se vogliono lo chiamano populismo, io la chiamo onestà! Ci siamo tutti qua, io ero su questo palco un anno fa, prima di entrare in Parlamento a Roma, io vi dicevo che noi saremmo stati l'occhio e il braccio dei cittadini dentro alle istituzioni. Ebbene, io torno adesso a testa alta su questo palco perché posso dire che abbiamo mantenuto quello che avevamo detto. Noi siamo stati l'occhio dei cittadini dentro alle istituzioni. Grazie. Allora tesoro, mettiti la mano sopra la testa e ditti bravissima, brava la cuccioletta. Nelle slot machine non si sarebbe mai saputo dei 7 miliardi e mezzo di euro di regalo alle banche. Diciamolo, senza di noi queste cose non si sarebbero mai sapute. Siamo stati anche il braccio dei cittadini dentro le istituzioni. Infatti durante questo anno abbiamo istituito un portale su cui i cittadini e tutti gli iscritti al movimento possono discutere le nostre proposte di legge prima che vengano depositate. Non si era mai vista una cosa del genere. La nostra legge elettorale è stata scritta insieme a tutti gli iscritti, mentre due condannati si chiudevano in una stanza e scrivevano una legge elettorale incostituzionale. Noi l'abbiamo scritta insieme a 40.000 persone. Poi avevamo detto che ci saranno dimezzati lo stipendio. Mattia, stasera eseguirò l'ambasciata con molto piacere. Le nostre eccedenze su un fondo per le piccole e medie imprese. 7 milioni di euro in un anno abbiamo ridato indietro allo Stato. Questo è il fondo che aiuta le piccole e medie imprese, perché le piccole e medie imprese sono il cuore e il motore dell'Italia. È un fondo statale perché noi non vogliamo il clientelismo, noi non facciamo, non chiediamo il voto di scambio come fa qualcun altro. Questo fondo aiuta le piccole e medie imprese ad avere accesso al credito e quindi aiuta le imprese ad ottenere finanziamenti per poter quindi ripartire. Noi questo motore lo vogliamo fare ripartire. E a proposito di piccole e medie imprese, proprio in Europa si giocherà una partita molto importante. Quante aziende italiane chiudono e trasferiscono la produzione all'estero, in Romania, in Polonia, in Serbia?
dove la costo del lavoro è più basso, dove la tassazione è più bassa. Questo non è più accettabile. Noi abbiamo fatto il primo passo nel Parlamento italiano, siamo riusciti a far passare un emendamento, quindi una legge, per cui chi prende finanziamenti statali, imprenditori che prendono finanziamenti statali, ma poi scappano portando la produzione all'estero, devono ridare questi soldi che hanno avuto dallo Stato. Questo è stato il primo passo, ma un'altra battaglia ci aspetta in Europa, perché non è più accettabile che all'interno dell'Unione Europea ci siano delle differenze così alte. Non è più accettabile che all'interno dell'Unione Europea gli Stati si facciano concorrenza, che gli Stati si facciano la guerra da soli. Questa non è un'unione, non è una comunità. Questo noi andremo in Europa a cambiare. In Europa porteremo due cose che a Bruxelles sono sconosciuti. Porteremo italiani, cittadini italiani competenti e onesti. Questo i nostri ragazzi andranno a fare. Poi andremo in Europa a testa alta. Gli italiani finalmente a testa alta. Grazie. Grande Paola. La nostra prossima capogruppo alla Camera, fantastico. Ora lo conoscerete, Giorgio Sorial, e vogliamo un grandissimo applauso per lui! Buonasera a tutti, non solo rispettiamo le promesse, ma le anticipiamo. Avevamo detto che i nostri europarlamentari, una volta arrivati in Parlamento, avrebbero avuto della fare dal primo giorno, e queste sono le 7 risoluzioni dei 7 punti del programma europeo che il giorno dopo le elezioni i nostri parlamentari in Europa depositeranno. I nostri parlamentari in Europa arriveranno già lì con i fogli pronti, con le loro risoluzioni pronte. E mentre preparavano questi documenti, loro candidavano persone capilista come la Bonafede, come la Mosca, la Mosca che è stata eletta qua in Lombardia 1 come deputata e si permette di essere candidata alle europee. Chiedetemelo quando la vedete cosa vuol fare nella vita, la deputata o la candidata alle europee, perché i piedi in due scarpe non si possono tenere. La Bonafede è un'altra che è stata eletta qua in Lombardia 2 e adesso è candidata alle europee per la circoscrizione centro. Cosa c'entra la Lombardia 2 con la circoscrizione centro? La Picerno! La Picerno che, come avete visto ormai, dopo qualche puntata in televisione non si fa più vedere. Mi sono arrivate delle informazioni strettamente riservate dal mio presidente di commissione, Boccia, io sono il suo vicepresidente, che gli dicono che sarà ospite della prossima puntata di Chi l'ha visto. Si è perso in un supermercato cercando di fare la spesa con 80 euro. Allora, mentre loro candidano persone del genere, noi candidiamo persone sì sconosciute. Ci dicono le vostre persone, i vostri candidati sono sconosciuti, sì. Sono sconosciuti per il semplice motivo che noi preferiamo andare lì gli esodati, i disoccupati, gli impiegati, le persone che ogni singolo giorno sanno cosa vuol dire vivere in Italia con il fiscal compact, con questi leggi vergognosi, con questi vincoli di bilancio. Voi immaginate se un esodato in Parlamento si sarebbe mai fatto pregare a firmare la legge Fornero. Non penso proprio. Allora i nostri parlamentari votano sì all'abolizione delle pensioni d'oro, i nostri pensionati che andranno in Parlamento voteranno sì all'abolizione delle pensioni d'oro, mentre loro ancora una volta le difendevano e votavano contro. I nostri giovani ingegneri che sono candidati, che sono abituati a vivere con 600 euro al mese pur avendo 2 lauree, voteranno sì al dimezzamento delle indennità parlamentari, mentre loro anche nel Parlamento italiano hanno votato contro. I nostri pensionati,
i nostri pensionati candidati alle europee voteranno sì, come abbiamo votato sì anche noi, a tutte quelle proposte che permettono anche di essere in un paese dove le piccole e medie imprese lavorano. Ve lo diceva prima Paola, noi abbiamo già rinunciato a milioni di euro che abbiamo depositato nel fondo per le piccole e medie imprese. Non è solo una questione di promessa, questi soldi sono serviti a fare nell'immediato del credito delle aziende. Ci sono delle aziende che hanno già preso credito, hanno risparmiato 2 punti percentuali sul tasso di interesse che qualsiasi altra banca le avrebbe dato, e con il credito che hanno preso e con i soldi risparmiati dagli oneri finanziari assumeranno delle persone per lavorare nelle loro aziende. Sono cose molto semplici, sono cose molto più semplici di quanto si possa credere. Ci hanno presentato di tutto, ci hanno presentato tecnocrati, burocrati, professori, delinquenti, pregiudicati, mafiosi, conigli, trote, pitonesse, tutte queste persone che erano dentro le istituzioni. Noi non permetteremo più che qualsiasi di questa categoria entri all'interno delle nostre istituzioni. E non l'abbiamo permesso alle elezioni politiche e non lo dobbiamo permettere neanche alle elezioni europee. E se ogni tanto guardiamo un pochino, ci scappa una parola, oppure ci sediamo per terra durante le votazioni del decreto in Banca Italia, oppure sì, facciamo bene, facciamo molto bene, ma continueranno a dirci che urliamo, che alziamo toni forti, ma non si ricordano che nessuno qua di noi si sarebbe mai svegliato se una persona che tra poco salirà con noi sul palco avesse usato quei toni e quelle parole che ha utilizzato, e saremo ancora tutti a dormire nell'ovile. Quindi passo la parola al prossimo. Chi è il prossimo? Mattia, presenta il prossimo. Io ragazzi vi saluto, vi ringrazio e vi presento quella che è stata vostro capogruppo in Consiglio regionale. Ha aperto le porte del Consiglio regionale, Silvana Carcano! Grazie. Ma voi vi ricordate il video che sta circolando su YouTube in questi giorni? Provo a imitarlo, vediamo se riuscite a capire chi è. Allora io posso darvi tanti posti di lavoro, io ho delle disponibilità perché mi avete mandato in Regione Lombardia. E ho bisogno di nominare direttori generali all'Istituto Stomatologico, sono in Regione Lombardia. Beh, l'ho già sentito che avete nominato il nostro assessore alla sanità. Queste sono le persone che ci governano. E che abbiamo chiesto dei legali di valutare se quello che ha detto Mantovani è analogo a quello che ha detto il presidente Campano, perché noi non ci facciamo intimidire. Già settimana scorsa abbiamo chiesto le dimissioni con una mozione di censura, ma indovinate un po', abbiamo dovuto, perché non abbiamo i numeri, chiedere al PD e Ambrosoli di firmarla, perché sennò non potevamo chiedere le dimissioni di questo assessore. Secondo voi cosa hanno risposto PD e Ambrosoli? Ovvio che hanno risposto di no, ed è ovvio
perché dentro nella città della salute, nella cupola degli appalti, chi c'è? Devorato, le cooperative rosse, gli amici di Penati, che sono anche nell'ufficio di presidenza del Consiglio della Regione. E si non ridiscono quando vi diciamo che sono uguali a Forza Italia, Nuovo Centrodestra, CL, le cooperative rosse, sono sempre loro, sono peggio, avete ragione, sono peggio. E quindi non possono firmarla e fanno giochini, e allora la settimana dopo, visto che le situazioni giudiziarie continuano a peggiorare, allora hanno dovuto presentare dei provvedimenti. Ma noi a queste persone non chiediamo più nulla, perché domenica... Sì, Renato, vado a Roma. Storia ...e facciamo cambiare chi decide. Sorprendono questi arresti, questi appalti truccati, discrezionali, non ci sorprendono. Abbiamo ragazzi, fatto vi ricordate Romina? Commissione antimafia ben prima che queste persone fossero poi arrestate. E allora chiediamo una cosa, visto che settimana prossima il sindaco Isapia, e speriamo si stia ascoltando, e... insieme al commissario unico Sala, settimana prossima dovranno incontrarsi per decidere le sorti delle vie d'acqua, perché come sapete la Maltauro anche lì come dei piragna. Non lo so che dice New Warrior, se posso stasera glielo dico e poi ti dico. Allora chiediamo al sindaco e a Sala di dare davvero un segnale, almeno sulle vie d'acqua, di chiudere quel progetto scellerato. E al sindaco diciamo che ci sono anche altre infrastrutture a cui lui ha dato parere positivo, ci sono altre strutture collegate ad Expo che noi fermeremo, non faremo nemmeno iniziare. La Pedemontana deve finire lì a Lomazzo, la Romusa non deve neanche mettere un palazzo, la terra deve essere fermata, tutte queste opere scellerate devono essere chiuse, perché sono solo un danno per i cittadini. E se pensano di comprarci con 80 euro a fronte dei miliardi che potremmo risparmiare fermando Expo e prendendo quei soldi e investendoli davvero in piccole e medie imprese, in agricoltura biologica, in agricoltura estensiva, in scuola pubblica, sanità pubblica, quella vera, non gli appalti, non di San Gerardo, non la scuola della salute. Allora sì, prendiamo quei soldi e li investiamo in qualcosa che serve davvero ai cittadini e non ai soliti amici alla cupola degli appalti. E quando gli altri partiti vi raccontano il loro programma, notate una differenza. Chi sono gli unici che mettono al primo posto del proprio programma la lotta alla corruzione, all'illegalità, alla discrezionalità degli appalti? Chi sono? Siamo solo noi. E ricordate che da queste lotte potremmo ricavare almeno 70 miliardi. 70 miliardi che non verrebbero più chiesti a tutti noi, ma verrebbero chiesti al vero partito che comanda in Italia, che sono i mafiosi. Combattiamo i mafiosi. E chiediamoci perché Renzi non nomina mai la lotta alla corruzione, perché non nomina mai i mafiosi, perché sono collusi. Allora, noi continueremo le nostre battaglie per la legalità, la
l'obiettivo principale del movimento, sconfiggere queste situazioni che sono la zavorra per tutti noi, per le persone, per le imprese sane, quelle professionali, quelle che tirano avanti il paese. Ricordate qui l'anno scorso Dario Fo cosa diceva? Che io davvero ogni volta che ci ripeto ho il groppone. Diceva: ribaltate tutto! Noi lo stiamo facendo, stiamo ribaltando tutto. E domenica continuiamo e chiudiamo la partita. Vinciamo noi! Ciao a tutti, io sono Gian Pietro Maccabiani, anch'io portavoce di Regione. Ciao a tutti! Ma come siamo messi qua in Lombardia? Siamo a Expo, abbiamo Mantovani, la sanità, infrastrutture lombarde, abbiamo Maroni, condannato per indifferenza pubblica ufficiale, è già condannato. Maroni è quella persona che quando hanno arrestato Rognoni si è definito stupito di quello che è successo. Era stupito. Ora, una persona come Maroni, che è lì da 20 anni in mezzo al potere, che conosce chiunque, può secondo voi definirsi stupito di quello che è successo? Rognoni già indagato, era già indagato prima, e addirittura qualche settimana prima Maroni l'aveva proposto come, voleva proporlo, come subcommissario all'Expo, evidentemente per meriti sul campo, per curriculum. Ora, una persona così, che si vuole prendere queste decisioni, che si dice stupito, ha due sole alternative. O è un incapace, o lo fa apposta, e lo sapeva benissimo, e sapeva benissimo di cosa stava facendo Rognoni. E per questo noi abbiamo chiesto le sue dimissioni, perché un presidente così non può pensare di continuare a governare una regione come la nostra, che si definisce stupito per quello che succede. Come ha detto Silvana, in Commissione antimafia abbiamo detto più volte i nostri dubbi e le nostre preoccupazioni per gli appalti di Expo. Abbiamo avuto Rognoni in audizione, gli abbiamo detto: ma va tutto bene? Ma va tutto bene? E lui ci rassicurava con il suo software degli appalti. Funziona così, controlliamo questo, va tutto bene. E noi che dicevamo che secondo noi c'era qualcosa che non andava. La Mantovani S.P.A. che ha l'appalto per la piastra, già indagata, per rapporti con la famiglia Madonia, oppure la CMC di Ravenna, che ha l'appalto per le interferenze, che ha vinto col massimo ribasso, e poi casualmente i costi aumentano per... Ragazzi, se mi perdonate mi assento un minuto e provo a sistemare Ustream e l'ego, ok? La riunione alla fine della Commissione Antimafia ci prende e ci dice che...